Salve a tutti. Adesso vi farò vedere come con i tagli possiamo tirar fuori dei particolari da un'immagine. Per questo esempio ci serviremo dell'immagine di una torre che presenta tutte queste rientranze che potrebbero apparire assai complicate. Bene, Knife si può richiamare velocemente con il tasto K e ci permette di tagliare le nostre immagini, quindi dividerle in poligoni. Servendoci di Knife, effettuiamo dei tagli orizzontali in prossimità di quelli che sono i particolari che andremo poi a mettere in rilievo. Questo è un procedimento un pochettino, diciamo, fra virgolette, rognoso, perché chiaramente comporta del tempo, però ovviamente il risultato è ottimale. Bene, effettuiamo i nostri tagli orizzontali, effettuiamo i nostri tagli verticali, quindi in prossimità dei nostri particolari. Come non è un segreto che per me Knife è uno strumento fondamentale, molto 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 potente e versatile, permette di tirar fuori dalle immagini davvero tutti i particolari. Oggi ci serviremo, oltre che di Knife, ci serviremo anche di Bevel. Bene, senza che faccio tutto quanto alla torre, potrei magari anche annoiarvi, ne facciamo solo una metà. Bene, andiamo su facce, andiamo ad eliminare quella che sono le facce in più per evitare di fare confusione, e diciamo, questa prova la faremo solo su metà torre, proprio a guadagno, solo ed esclusivamente a guadagno di tempo. Andiamo a selezionare adesso quelle che sono le facce dei particolari che devono andare in rilievo, e con il tasto Extrude, quindi da tastiera, tiriamo fuori il primo set più rientrato di particolari. Li andiamo ad escludere. Tiriamo fuori i successivi, che più o meno hanno la stessa distanza. Andiamo ad escludere e tiriamo fuori gli ultimi particolari. Bene, adesso prendiamo. Sostituiamo facce in edge e andiamo a selezionare quelli che sono i particolari del sotto, diciamo, della sottomerlatura. Questo perché voi non lo avete visto nella foto, non è chiaro, però sono stondati, quindi hanno una forma arrotondata. Ok, utilizzando Ctrl B useremo bevel, quindi usiamo un bevel, aumentiamo la magliatura del bevel grazie alla rotella del mouse, e abbiamo tirato fuori praticamente i nostri primi particolari. Bene, però, come abbiamo potuto vedere nella fotografia, questi particolari sono tondeggianti, d'accordo? Non sono retti come li ho fatti io. Per realizzare questo è molto semplice: selezioniamo sempre i nostri edge, quindi i nostri spigoli, con un lavoro abbastanza minuzioso li andiamo a selezionare tutti. Chiaramente, una volta avendo padronanza dei comandi, questo avverrà in maniera semplice. Bene, adesso utilizziamo sempre Ctrl B, Bevel, senza esagerare, per evitare la sovrapposizione di facce. Ok, andiamo ad arrotondare e rilassiamo. Adesso, questa immagine fa vedere come sono diventati tondeggianti i nostri spigoli. Chiaramente, queste sono delle tecniche che vanno utilizzate in un certo modo, avranno effetto soprattutto se l'immagine è in lontananza anziché in vicinanza. Grazie, questo è tutto.